Eh sì, il bar è completamente vuoto, sono quattro persone, due ragazzini che stanno... Perché poi lì cosa c'è? Cioè, sono arrivata la signora. Ah, Mandarino. Aspetta, aspetta che c'è la signora. Allora, Vito Toretto. Sì. Sì. Bella. Volevo parlare un secondo, posso? No, perché mi hanno fatto una cosa, questi ragazzi qui hanno fatto questa sfilata di biancheria intima, eccetera. Ecco. A questo punto il problema è questo, che loro vogliono un ragazzo un po' strano, un finocchietto così, che fa queste cose un po' strane, e ha fatto questi costumi un po' particolari. Io non sono d'accordo con questi costumi particolari, perché non mi piacciono, cioè mi fanno diventare un po' la discoteca un'altra cosa, insomma, secondo me. No, volevo il suo parere un attimino. Io sono una sfilata. Ma mi ha detto che lei dovrebbe partecipare a un certo momento a questa cosa qua. Sì, perché per lei praticamente è una sorpresa che arriva proprio all'ultimo minuto, no? Cioè, 5 minuti prima che finisca lo spettacolo, ecco, manda lì l'ospite della serata e allora lei si siede quei 5 minuti e poi la chiamiamo sul palco, ecco voi signori, manda lì l'applauso finale e via. Sì, chi è? Torello. Ah, eccolo qua. Il nostro stilista. Sono felicissimo. Mandalir. Posso darti del tuo amico? È un piacere. Stavo chiedendo che tipo di sfilato è. È una sfilata un po' particolare. Dai, però, pianta di fare scenate. Scusa un attimino, è tutto oggi che lavoro, quindi se mi permetti poi avere... Ci sono 20 ragazzi che sono uno più bello dell'altro. E ognuno presenta delle sì, della sì. Roba. Anzi, scusa un attimino, perché sennò poi si arrabbia il mister qua. E che fai? Che fai? Ah, ti prego. Che fai? Che fanno i ragazzi? Cioè vanno avanti indietro, sfilano. Allora, sì, c'è tutta la sfilata organizzata, sarà una sorpresa per te. Però se mi permetti, io ho preparato proprio un paio. Di fatti, hai visto che ho ragione io di parlarne con la signora? Hai visto? C'è tutta una situazione un po' particolare, ti hanno già avvertito che naturalmente è tutta una cosa di intimo, biancheria intima, sono dei ragazzi stupendi, basta. Io ho portato adesso con me, volevo farti vedere qualcosina così, perché ho fatto 3 piccoli modelli, scusa Torello, 3 piccoli modelli molto simpatici su cui dovrei fare delle battute. No, ti prego. Piace, io ho la presenza, applaudo, mi faccio vedere, ma non faccio qui spettacoli. Con la tua verve, ti prego. No, doveva fare un altro contratto, ma io presenta la serata. Un'altra cosa, no, io non faccio spettacoli. Allora, ti faccio vedere un attimino queste tre modelli. Un po' particolari, perché volevo mettere qualcosa anche di divertente. Allora ti faccio vedere un attimino. Sì, allora ho fatto una cosa un po' particolare, ma questo è inserito nella sfilata, tanto naturalmente perché ci tenevo che tu facessi qualche battuta. Scusami Gregory, eccolo qua. Ecco, questo qui modello Robin Hood, da inserire dentro. È divertente questo, proprio. Ha fatto centro. Grazie Gregory, spostati un attimino. Ecco, tu sai che oggi come oggi siamo in una situazione un po' particolare. Sì, del dopo, insomma. Ecco, qualche battutina anche su questo. Qualcosa, ti viene, sei una donna di spirito, una grande artista. Faccio vedere anche quell'altro, grazie tesoro, spostati. Moda, sul sci, e poi guarda, una cosa un po' particolare, perché ho pensato anche qualcosa. Non puoi farmi sta roba qua, dai. Torello, qualcosa sul sale. Ma dai, ma non. Questo? No. Ma dai, ma è uno schifo sta roba qua. Ma no, ma che schifo. No, le altre. Cosa c'entra? Ma dai, fa aspettare. Cos'è che comunque è la tua fiata, tesoro? Sì, però... Cioè, per favore, dai, mandamelo via, dai. Secondo te non può andare, non so, la catena? Dai, mandamelo. Ma no, ci tengo. L'idea va fa niente. Dai, portami. Mi presenti anche questo. Non ho presentato niente. Io ti guardo il tuo spettacolo, applaudisco, alla fine dello spettacolo, grazie. Sono stato con voi, mi sono divertito. Però l'importante è non diventare tutti finocchi come te. Ti prego, fallo per me, ti prego. Sei unica! Sì, grazie. Saluto anche lui perché sennò si arrabbia. Mi stai rovinando il locale, però. Ma non ti rovino nulla, ma sai che con noi lavori bene. Ma tutti questi finocchi in giro. Vai tranquillo, Amanda ti aspetto sopra, ok? Sì, mi raccomando, ci tengo tantissimo Amanda. Vai via. La donna vera. Cosa succede lì?
Ma no, sono dei cretini qui intorno che fanno i soliti cretini che arrivano quando c'è l'entrata della discoteca. Ma sono nel locale? Sì. No, no, sono, sono qua più fuori, fuori. Più fuori. Noi controlliamo tutto, tutto il locale, noi controlliamo il locale fuori, dentro, nel parcheggio auto. Stanno arrivando i motociclisti. Quali motociclisti? Quelli di Sanazzaro. Oh madonna, c'è anche il Walter. Non l'ho visto. Va bene, esci, dì ai ragazzi di stare pronti, dai, ok? Ma no, niente, non è problema. Soliti ragazzini cretini del paese vicino che sanno che c'è Mandalir stasera, vengono a fare un flipo, un po' di casino. Sta succedendo una rissa, no, comunque. No, sì, c'è una rissa, c'è una rissa. Ma ci manca l'espresso. C'è una rissa. Cosa è saltata la roba lì? No, non preoccuparti. No, niente, ci sono, no, i ragazzi che, no, stanno, vabbè, tenendo, vabbè, tutto, vabbè, sotto controllo. Sì, 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 aspetta che chiediamo com'è la situazione qui. Ma cosa hanno buttato? Un sasso? Oh. State dietro di me, non temete, sto qui a proteggere. Taglia le orecchie! Walter! Ah! Walter! Walter, buono! La. Vieni qua. No, lei. Ma stai... Walter, stai buono. Walter, stai buono. Io ce l'ho, dai, con te. Dai, piano. Ce l'ho solo con te. Dai, dai, mi hai lasciato. Mi hai solo lasciato. Dai, Walter, su, fai bravo, dai. Io amo solo te, dai. Con lui sta solo una storia di sesso, basta. Sesso? Come una storia di sesso? Mi hai usato, stronca! Io a te ti ammazzo! Sparami qui! Ti sparo lì? Sì! Sparami qui! Sparami qui! Au! Fermi! Ti sparo ancora? No! Ho finito i colpi, cara! E io ne ho ancora in canna. Andiamo per via, te, insieme per sempre! Avete rotto i timpani.